Abbiamo parlato di come funziona l'aria condizionata, quindi a questo punto non potevamo non parlare del riscaldamento. Quindi vedremo come funziona, se usarlo influisce sui consumi e vedremo anche alcune curiosità, ad esempio perché vi potrebbe capitare di dover viaggiare col riscaldamento al massimo anche in estate. Il circuito del riscaldamento nelle auto tradizionali è un sistema molto semplice ma allo stesso tempo molto intelligente perché sfrutta a proprio vantaggio quella che è una debolezza del motore termico. Infatti sappiamo che i nostri amati motori a combustione interna in realtà fanno abbastanza schifo dal punto di vista del rendimento, il che significa che per produrre potenza hanno continuamente un sacco di calore da smaltire. Pensate che un motore che produce ad esempio 50 kW di potenza deve smaltirne almeno 150 in calore. E se pensate che una normale caldaia casalinga ha una potenza termica di circa 20-30 kW, fate un paragone, è veramente una gran quantità di calore. E tutto questo calore va ovviamente rimosso perché altrimenti fondete il motore in un attimo. Questo ruolo fondamentale è affidato al circuito di raffreddamento che semplicemente fa circolare un fluido che di solito è una miscela di acqua e glicol attorno al motore. Questo liquido assorbe il calore, si scalda. Dopodiché passa nel radiatore e rilascia il calore all'aria, quindi si raffredda nuovamente e può tornare al motore per continuare a raffreddarlo. Ora, visto che c'è tutto questo calore a disposizione, per riscaldare l'abitacolo, semplicemente si prende un po' di questa acqua calda, sostanzialmente, la si fa passare in un piccolo radiatore posto nel circuito di areazione. E in questo modo dalle vostre bocchette esce aria calda. Ora i più attenti di voi si staranno chiedendo: e quando le auto erano raffreddate ad aria? Prendiamo ad esempio la 500 che conosciamo tutti. In questo caso non c'era un circuito di raffreddamento, era semplicemente l'aria che circolava attorno al motore a raffreddarlo. In questo caso, ancora più semplice, c'era un condotto che prendeva quest'aria calda e la portava all'interno dell'abitacolo. Il che però poteva essere un po' un problema se il motore era vecchiotto e iniziava a trafilare un po' di olio e praticamente se lo respiravano i passeggeri all'interno dell'abitacolo. E adesso magari qualcun altro di voi si starà chiedendo un'altra cosa: e le auto elettriche? Infatti i motori elettrici hanno un rendimento così alto che praticamente non si scaldano nel funzionare. Quando si parla di dover riscaldare l'abitacolo, però questo è un bel problema perché significa che bisogna usare delle resistenze che consumano energia. Praticamente hanno una stufetta, un phon che scalda l'aria prima di farlo uscire dalle bocchette. Questo però appunto consuma energia e grava sulle batterie e sull'autonomia, che già è piuttosto un problema per le auto elettriche. Infatti si stanno studiando metodi alternativi per isolare meglio l'abitacolo per aumentare il comfort termico senza dover consumare energia o consumandone meno, perché attualmente utilizzare il riscaldamento può ridurre l'autonomia fino al 10-15%. Sulle auto termiche, invece, mi sono dimenticato di specificarvelo, ma è abbastanza ovvio, visto che usiamo un calore che è comunque uno scarto che andrebbe comunque rimosso dal motore. Usare il riscaldamento non influisce assolutamente sui consumi, perché il motore produrrebbe questo calore, non è che se noi gliene togliamo di più, lui consuma di più. Anzi, in certi casi, togliere ancora più calore può aiutare il motore ed è il caso in cui, per esempio, c'è qualche malfunzionamento nel circuito di raffreddamento e il motore si surriscalda. Beh, in tal caso sparare il riscaldamento al massimo, anche se siete in estate, potrebbe aiutarvi un pochino, posto che comunque se vi si accende la spia della temperatura, meglio fermarsi il prima possibile perché rischiate di bruciare, fondere, insomma, rischiate di fare disastri. Sperate che non vi si accenda e basta. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!